dice questo alle persone, guarda, Lo in generale. lascio al vostro incontro tecnico e vado via, tanto è una cosa qua Una cosa vostra. semplicissima. Se vuole poi io sono a San Francesco, se non va di premura, magari, oppure ci sentiamo telefonicamente. Sicuramente la chiamo. Va bene, buona Ciao. prosecuzione, arrivederci. Lei, io se mi siano una risposta ce l'ha data, perfetto. La risposta si dà andando con uno strumento di misura e valutando tutte le opzioni. Ma è la zona, non è solo con due parti. Ogni questione di misura, non arriva il segnale da poco. Scusate, non arriva il segnale. 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 Non arriva il segnale.
gente non vede, l'ho detto prima. La gente comunque non vede. Allora, se il paese, un momento, forse mi sforzo di farlo capire, dico, se è così, sì, fa una curva, la parte più alta è via Sant'Anna, sì, sulla destra curva verso, però è a favore. Ma lei sta ragionando in analogico, però. Come? Lei sta ragionando in analogico. In analogico? Ma sai, il digitale? Il digitale funziona in maniera diversa. Sì, però dico, mo sempre un segnale diretto da Pollena. Cioè, il digitale funziona in maniera diversa. Il digitale, basta che arrivi entro determinati parametri, il decoder lo ricostruisce. Nel digitale avete mai visto il segnale riflesso, la doppia immagine, l'effetto cometa di una fotonica? Non esiste. Allora, se avete una ricezione che vi permette, che vi dava una visione con l'effetto cometa, adesso è una visione ottima. Per questo vi sto dicendo, state ragionando in analogico. Se vedevate la scia mentre i personaggi del film si muovevano, prima come? Adesso con il digitale la scia non ci può più essere e l'immagine deve necessariamente essere nuova. Ecco perché ci valutano gli strumenti di misura che mi dicono se quell'immagine, se quello segnale ha i parametri caratteristici del digitale a un livello sufficiente per tirare fuori l'immagine oppure non. Se i livelli, io sto rispondendo a voi, se i livelli sono buoni, forse non c'è motivo per cui non si deve vedere non bene. Oppure ancora, se i livelli sono brutti, è l'impianto dell'antenna che non è capace di fare anche in casa, di dare un buono, o è l'impianto ripetitore. Allora, ti faccio una domanda che vorrei che così la indirizzassimo, scusate, ai cittadini. Qual è il consiglio che dai a noi castelbonesi per un'ottimale ricezione del segnale del digitale terrestre? Da cosa dipende? Il discorso che facevamo poco fa. Bisogna verificare se l'impianto d'antenna che si ha a casa risponde bene al digitale. E lo si può fare soltanto con uno strumento professionale di misura che analizza tutti gli elementi dell'impianto, che sono l'antenna, il cavo, se c'è l'amplificatore di tipo vecchio, l'amplificatore che andava bene per l'analogico, non per il digitale. Passare al digitale non significa soltanto comprendere il visore nuovo o il decoder nuovo, significa avere anche l'amplificatore dell'antenna digitale. L'antenna no, perché l'antenna comunque quella... come dire, non è cambiato nulla per le antenne. Se è arrugginita la cambiamo, ma per un modello identico, non c'è bisogno di comprarne una digitale se non è necessario. L'amplificatore invece deve essere adeguato, il cavo d'antenna deve essere adeguato. La distribuzione interna, se io in una casa ho 4 prese, devo fare degli accorgimenti specifici per il digitale per evitare che una presa veda bene e un'altra presa veda male. Se un appartamento è fatto da una sola presa, allora comprerò del materiale che è specifico per fare una sola presa e che vada bene per quell'utente. Se ho una palazzina a 3 piani e devo metterci 5-6 prese, il materiale che dovrò installare sarà conforme a quello che l'utente finale vuole. Questo è il concetto. Tu cosa hai riscontrato qui a Castelbuono come tecnico RAI per quanto riguarda la potenza del segnale? Allora, il segnale è più che sufficiente, anzi, mentre mediamente gli standard europei prevedono che un segnale in banda terza sia 45 dB, in banda quarta 50, in banda quinta 55, noi abbiamo 65 sulla banda quarta. Le misure che ho fatto io sono di ben 15 dB superiori al limite minimo che ci vuole, il limite come dire, di ottima visione, diciamo così. È chiaro che se l'impianto poi non è adeguato al digitale terrestre, questo margine di vantaggio che ho col segnale lo perdo lungo il cavo, lungo gli elementi dell'impianto stesso. L'impianto stesso significa anche il giusto collegamento tra TV e decoder e tra decoder e presa a muro. Se le prese a muro le ho prese perché mi piacevano la placchetta,
Non è detto che funzionino bene. Le prese a muro ce ne sono nei cataloghi delle case costruttrici, 5-6 tipi diversi, identificati da codici diversi. Ci sono quelle passanti, quelle attenuate, quelle finali e quant'altro. Il professionista deve scegliere la presa da muro giusta nella quella situazione. Quindi anche quello fa parte dell'impianto d'antenna, non va trascurato nulla. Se si vede bene, va bene così, ma se si vede male devono analizzare tutti gli elementi che compongono l'impianto d'antenna. Ci hanno detto attraverso la televisione che gli impianti di antenna di cui eravamo in possesso non era necessario cambiarli. Effettivamente questo è vero? Allora, è vero nel caso in cui si aveva un impianto certificato che funzionava bene su tutte le frequenze e che la componentistica adoperata, tipo l'amplificatore che dicevo prima, era un amplificatore, la componentistica era di tipo adatto al digitale. Se l'impianto è stato fatto 15 anni fa, sicuramente non è vero questa notizia, perché sicuramente ci sarà qualche elemento che si sarà arrugginito, qualche elemento che è stato costruito quando si ragionava soltanto in analogico e quindi le regole di costruzione erano quelle per l'analogico e non quelle per il digitale. Del resto tutti sappiamo che differenza c'è tra un disco di vinile con la vecchia musica che si sentiva un po' frusciare e il CD. Gli impianti di stereo sono completamente diversi per il CD rispetto a quelli che erano per il disco in vinile. La stessa cassetta non si usa più perché si frusciava e quant'altro. Quindi se si passa a un sistema nuovo che è una rivoluzione tecnologica, bisogna avere tutti gli elementi adatti al nuovo sistema. È sostanzialmente quello. Quindi il suggerimento è far verificare l'impianto da qualcuno che vi dà dei buoni consigli, vi dà dei buoni suggerimenti per risolvere il problema. Poco fa parlavamo di alcune zone di Castelbuono, tra cui la zona Salvatore, che non sono adeguatamente coperte dal segnale. Tu consigliavi poco fa cosa? Allora, bisogna vedere se è vero questa cosa qui, perché qualunque problema ci sia nell'impianto d'antenna, anche nel trasmettitore della RAI o delle TV private, a casa la gente non vede nulla. L'indicazione sullo schermo sarà sempre assenza segnale, però in realtà quello che determina l'apparizione della scritta assenza segnale possono essere tante cose. Un segnale troppo forte, per esempio, lo fa apparire. Un segnale troppo debole si comporta alla stessa maniera, perché il decoder è istituito per funzionare con una fascia di segnale. Se è troppo basso o troppo alto rispetto a quello per il quale è stato costruito, non funziona bene. Oppure potrebbe essere un segnale sufficientemente buono, di livello e di qualità, ma interferito da un'altra causa. Oppure ancora, lo dicevo prima, il segnale nell'antenna c'è ma non riesco ad averlo a casa. Quindi va studiato con lo strumento di misura. Poi ci possono essere situazioni che c'è una casa più bassa rispetto all'altra che la sovrastano e quindi non ha la linea diretta con l'impianto trasmittente. Qui bisogna prima andare a analizzare il segnale, tirare fuori i parametri caratteristici del segnale e leggerli e interpretarli. Se sono sufficienti a tirare fuori un buon segnale, allora non c'è niente da fare, si deve fare l'impianto. Se questi parametri sono scarsi e sappiamo che in un'altra zona della città invece sono migliori, vuol dire che dobbiamo recuperare qualche cosa del segnale in quella zona. Quindi o mettere un'antenna più alta, o metterci sul tetto della casa più alta, che si può fare grazie a una legge del 40, oppure, non lo so, bisogna capire. I casi estremi nei quali non si vede nulla, c'è sempre il TV-SAT come alternativa RAI. Però prima di passare al TV-SAT io analizzerei tutte le possibilità e cercherei di capire perché non vedo a caso. A proposito, noi abbiamo anche un numero verde, che è l'800 3x1 e 3x5, che veniamo noi con i nostri mezzi a fare una misura davanti casa per capire perché non si vede il segnale. Però se per esempio la vicina vede o so che in un altro quartiere vedono, allora può essere che ci sia un problema nel mio impianto oppure la mia casa è in una posizione disagiata e devo cercare di modificare il mio impianto d'antenna. A proposito dei TV-SAT che tu poco fa menzionavi, Castelbuono è uno degli strumenti più utilizzati dato il fatto che la copertura digitale terrestre purtroppo è mancante per i canali Mediaset soprattutto e anche per molti per il fatto che lo stesso segnale RAI, almeno secondo noi, ha dei problemi. In realtà tu ci stai dicendo che è un... Diciamo che i problemi li dobbiamo analizzare alla luce dei parametri del... Esatto. Prima. Quindi se facciamo una misura, una radiografia all'impianto e stabiliamo che l'impianto funziona bene ma il segnale non c'è, allora è colpa della RAI.
Ma se l'impianto non funziona, dobbiamo andare a capire poi come fare a recuperare. Perfetto, ma per fare ciò bisogna contattare un tecnico specializzato e autorizzato, e questo molto probabilmente comporterà dei costi. Tu poco fa mi dicevi, perché la gente va a spendere per l'impianto? Anche comprare il TV SAT e installare una parabola ha un costo, forse anche maggiore rispetto a quello. Tenete presente una cosa, che se io compro un televisore di nuova generazione, il digitale terrestre è già incorporato. Sistemare l'antenna può avere un costo X, però se io poi devo mettere il TV SAT, devo mettere non solo l'antenna, in questo caso parabolica, ma poi un altro decoder devo pure comprare, che sotto gli 80-90 euro, forse anche 100, non c'è. Quindi vado ad affrontare una spesa di, non so, 150-200 euro per mettere parabole e decoder, quando magari con 50-60-100 euro di antenna recupero lo stesso segnale. Però forse non ho le private, per cui poi diventa una scelta. Se mi piace vedere per forza Mediaset, che per ora non c'è, non so se l'accenderanno mai, o quando l'accenderanno, meglio dire, perché dipende da loro, io rispondo per lei, a quel punto è una scelta che faccio. L'amministrazione quanto può influire e può fare a favore della miglioria del segnale digitale terrestre che tu poc'anzi menzionavi nel caso dell'utilizzo che noi abbiamo proposto dell'impianto della Santuzza, che tu dicevi che non si può utilizzare? L'impianto di Santuzza, che era di tipo analogico, non si può più riutilizzare perché sono cambiate tutte le regole, siamo nell'epoca del digitale e quello analogico non può più esistere. Hanno dovuto, tutti si sono spenti gli impianti digitali, analogici non ce n'è più nessuno. Adesso per accendere un impianto bisogna avere l'autorizzazione del Ministero, che fa tutta una sua prassi di verifica se i segnali se può concedere delle frequenze, quindi se questi segnali che verranno inseriti nuovi vanno a disturbare quelli già esistenti. Se tutto questo va a buon fine, il Ministero dà l'autorizzazione a realizzare un impianto. Però bisogna vedere se questo impianto è effettivamente necessario. Cioè le misure a casa o nella via dove la gente dice che non vede, vanno fatte. In ogni caso, comunque. E se poi c'è un'ispezione ministeriale che dice che i segnali sono sufficienti, però la gente si deve adeguare ad un impianto antenna idoneo, a quel punto l'impianto non verrà più fatto, l'impianto trasmittente nuovo per quella zona non si potrà fare, non daranno la concessione, insomma. Quindi la prima cosa comunque da fare, sia se si farà un impianto nuovo, se sia TV SAT, qualunque cosa si voglia fare col proprio TV, è andare ad analizzare se l'impianto domestico, quindi l'antenna, amplificatore, cavo, prese dentro casa, cavetti che collegano la presa da un muro verso il decoder, rispondono bene al digitale. Se sono fatti 20 anni fa, sicuramente la logica, anche la mentalità applicata da parte dell'operatore che ha costruito tutta la cosa, tutto l'aggeggio, era di tipo analogico. Qualche cosa sarà sfuggito, qualche cosa era fatta nell'ottica analogica. L'ottica digitale è completamente diversa. Non c'è un elemento comune tra analogico e digitale. L'unica cosa comune è che i segnali si propagano alla stessa maniera, le leggi della fisica non sono cambiate, e che le antenne possono rimanere quelle che sono, a meno che non siano guaste, non siano deteriorate, non siano arrugginite. Quindi è vero il discorso, non c'è niente da fare, se passiamo al digitale è tutto, continuerà ad andare bene, ma solo se l'impianto d'antenna era fatto ad hoc, ma soprattutto di recente costruzione e con criteri digitali. Da ciò si deduce che purtroppo tutte le informazioni che ci hanno dato riguardo il passaggio del digitale dall'analogico al digitale purtroppo non erano abbastanza... Diciamo che forse non erano del tutto complete, però è pure vero che in alcune informazioni dicevano verificare che l'impianto d'antenna sia adatto. Veniva detto in alcuni spot. È anche vero che è stato anche detto che non era necessario cambiare l'antenna nei più dei casi. Sì, però fidarsi di quello che dice la televisione soltanto perché ci fa comodo. C'è lo stesso fatto per il quale è inutile che io compro un televisore costosissimo se poi il mio impianto d'antenna non è adeguato a farmelo vedere bene l'immagine. Quindi se ho intenzione di fare una spesa perché mi fa piacere di comprare il televisore, e magari una piccola parte di quella spesa la dovrei destinare anche a verificare l'impianto d'antenna. Ma poc'anzi tu parlavi del passaggio al nuovo standard, al DVB-T2. Questa è un'altra cosa, siccome lo standard digitale è già un po' vecchiotto, noi abbiamo finito a luglio la digitalizzazione in Sicilia, però con uno standard che già si conosce da almeno 10 anni, se non 12.
e già c'è pronto un nuovo standard che si chiama DVB-T2 e che consentirà maggiori prestazioni del sistema. Naturalmente anche lì, se passiamo a DVB-T2, bisogna adeguarsi nuovamente con impianti. Probabilmente una volta che si è fatto l'impianto antenna basterà semplicemente cambiare il decoder, però se non si è fatto nulla prima bisognerà... Quindi dovremo nuovamente cambiare il decoder? Bisognerà nuovamente andare a vedere se il proprio impianto funziona col segnale televisivo che viene trasmesso oppure no. E, ma è una cosa obbligatoria o possiamo continuare a utilizzare... Allora, se noi cambiamo uno standard è perché ce lo impongono per legge, ce lo impone un'entità, come dire, un organismo superiore che è il Ministero delle Comunicazioni, che è lo Stato, che è il nostro governo. Una volta che cambiamo lo standard non è più compatibile quello nuovo con quello vecchio, quindi non appena noi cambiamo, noi intendo dire come TV, perché non è che la RAI lo fa perché lo vuole fare, lo faranno tutte le TV contemporaneamente come è stato il digitale terrestre precedentemente. Quindi passando al nuovo standard, il nuovo standard prevede delle caratteristiche di decoder televisori che se a casa non abbiamo il materiale giusto non potremo vedere più l'immagine. C'è lo stesso effetto di prima, se tengo il televisore a tubo catodico, quello vecchio, e non ci metto il decoder, al passaggio da analogico a digitale io non vedo più nulla. Il passaggio da DVB-T a DVB-T2 è la stessa cosa, è un sistema totalmente nuovo, non compatibile con il basso, quindi il T2 non funziona in un decoder normale, e quindi se io trasmetto un T2, chi c'è il decoder normale non vede. Automaticamente per i cittadini comuni comporterà in qualche maniera delle spese. Purtroppo sì. Così come, attenzione, se fate un impianto d'antenna, bisognerà che l'antennista sappia quali sono le regole che verranno applicate da qui al 2015-2016, che prevedono la diffusione massiccia dei telefonini di nuova generazione. I telefonini di nuova generazione sono quelli per i quali, con i quali possiamo navigare a velocità incredibili in internet, avere scambi di informazione, ma siccome funzioneranno sulle frequenze che prima erano adibite esclusivamente alla TV, alle TV private in questo caso, insomma, alla TV, succede che se io costruisco adesso un impianto d'antenna, realizzo un impianto d'antenna con del materiale che mi va a funzionare anche sulle frequenze occupate dai telefonini, vuol dire che io mi riporto il telefonino nel televisore, col rischio che se mio figlio si mette nella stanza dopo il televisore a navigare col telefonino Motorola, se non all'iPhone della Apple, mentre lui naviga io non vedo la TV, ma appena lui spegne io vedo la TV. Questo è un rischio che si corre, quindi l'antennista deve essere preparato, informato e sapere dove, cosa fare, come scegliere il materiale che c'è in commercio, che attualmente c'è il materiale in commercio per fare l'impianto oggi e non doverlo fare domani. Ti faccio una domanda che non riguarda la tua azienda, ma che interessa noi castelbonesi. Qui a Castelbuono, come dicevamo, la copertura digitale terrestre non è prevista per i canali Mediaset. Che tu sappia quale potrebbe essere il motivo perché non c'è la copertura. Non è prevista. Sarebbe meglio dire non c'è attualmente copertura. A parte il fatto non completa, perché per esempio canali come Italia 2 o La 7, queste si vedono per esempio. Ma La 7, tu mi parlavi di Mediaset. Rete 4, Canale 5, allora, Italia 1 nello specifico. In generale la legge Gasparri, che è quella per la quale siamo passati al digitale, prevedeva che tutti gli impianti accesi al 2005 passassero in digitale. Quindi se Mediaset aveva un solo ripetitore, due ripetitori, così come noi li avevamo in analogico, quei due, tre si sono convertiti in digitale. Ora può succedere che per qualche motivo un'azienda qualsiasi, siccome bisogna affrontare una grossa spesa per computare tutto in digitale ed espandere anche il digitale, perché la stessa RAI prima aveva 3 programmi, ora ne abbiamo 14 divisi in 4 blocchi. E, dicevo, questo comporta del denaro. Se i soldi non ci sono perché c'è la crisi, perché l'azienda stessa non ha previsto di investire del denaro oggi, può capitare che questo denaro venga investito l'anno prossimo o venga investito a giugno. Quindi sapere se ci sarà un canale piuttosto che un altro bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati, che avranno fatto un loro progetto industriale che gli permette, che prevede la spesa di X milioni di euro per fornire tutti i paesi. Tenete presente che dobbiamo ragionare su scala nazionale, se parliamo delle grosse. Certo, se è l'emittente locale che serve soltanto 2-3 comuni, quello ha una scala economica decisamente più bassa.
Mediaset non lo so perché alcuni programmi si vedono, alcuni no. Però ritorno al discorso di prima. L'effetto a casa è sempre lo stesso, che non si vede. Però chi ve lo dice che non ci sia un segnale, che però arriva disturbato, ma c'è? Sempre là dobbiamo fare un'analisi strumentale di ciascun segnale per vedere se quel segnale può diventare utilizzabile oppure no. Può essere che non ci sia, perché però prima di dire che non c'è, io preferisco dire che non lo posso utilizzare. Perché il segnale potrebbe esserci basso o disturbato, ma esserci. Quindi se il segnale c'è ed è disturbato è un problema diverso rispetto a quello che si ha quando non c'è il segnale. Se il segnale non c'è, potrebbe essere che il ripetitore manca proprio sulla montagna. Se è disturbato vuol dire che l'impianto sulla montagna c'è, ma c'è qualche altra cosa in giro che lo disturba. Ho capito. Quindi bisogna capire se quel segnale c'è ed è disturbato, poi magari è compito dell'emittente privata o della stessa RAI andare a vedere perché il proprio segnale è disturbato. Se il segnale non c'è, è l'emittente stessa che deve vedere perché non ha investito i soldi per montarlo. Quindi, e a chi ci possiamo rivolgere? Un consiglio. A chi ci possiamo rivolgere? Francamente, l'amministrazione può fare da tramite? Francamente non lo so. I cittadini, noi abbiamo un numero verde che ho dato prima e possiamo dare le risposte. E Mediaset probabilmente c'è sull'elenco telefonico. Dovremmo contattare Mediaset. Per il quale è possibile avere delle risposte. Io non so se Mediaset abbia uno sportello per il pubblico, questo non lo so. Certo, ovviamente. Cioè, io non dico non ce l'ha o ce l'ha, dico che non lo so. Ovviamente. Ed è lo stesso concetto di prima, non so se il segnale c'è o non c'è, so, mi dici che non si vede e ci credo, però potrebbe esserci e non essere utilizzabile. Allora io ti ringrazio per questa intervista. Dovere nostro, ricordate il numero verde 800 3x1 e 3x5. Tu sei? Toni Schiazzano, controllo qualità di Rai. Perfetto, ti ringrazio, grazie mille. Prego.